Quando mi è stato proposto di candidarmi con Giancarlo Locorotondo sindaco, ho accettato con entusiasmo, perché sin dal primo momento ho creduto fortemente in questo gruppo e in questo progetto. La mia convinzione è poi cresciuta nel tempo, quando con l'entusiasmo di tutto il gruppo abbiamo sviluppato il nostro programma, un programma serio, concreto e realizzabile. Allora ho pensato seriamente che il mio desiderio di una Carovigno migliore poteva realizzarsi. Ho immaginato una Carovigno dove i miei figli, i vostri figli, sarebbero stati liberi di crescere e di rimanere, senza per forza essere costretti ad abbandonare questa città in cerca di un futuro. Riallacciandomi a quanto già detto dalla candidata Locorotondo, mi sento di ribadire che uno dei punti fondamentali del nostro programma è quello della legalità, è quello della sicurezza e dell'incolumità di ogni cittadino di Carovigno. Come abitanti di questo paese, vorremmo che le istituzioni ci proteggessero dal dilagante e scellerato fenomeno della criminalità locale. Da sempre Carovigno è stata teatro di furti in appartamenti, delle automobili, soprattutto d'estate, nelle marine, che si incrementano appunto con l'arrivo della stagione estiva, danneggiamento di opere pubbliche e di beni pubblici. Come tutti ben sappiamo, il territorio di Carovigno è stato oggetto di interesse da parte di stranieri, di cittadini stranieri negli ultimi anni, che hanno acquistato terreni, costruito, ristrutturato immobili di notevole pregio, incrementando l'economia e il turismo della nostra città. Molti di loro però sono state vittime di criminalità locale e per tale ragione hanno venduto, abbandonato queste proprietà, ve lo dico anche per esperienza professionale, perché più volte mi è capitato di affrontare questi casi. E quindi probabilmente questa gente non tornerà più nel nostro paese, facendovi anche terra bruciata. Ciò, oltre a costituire un danno d'immagine per Carovigno, ha sicuramente influito sull'economia locale, che negli ultimi anni ha visto il turismo come una delle primarie fonti di reddito del paese. È mai possibile che nessuno si sia preoccupato di arginare e scongiurare questo fenomeno? Noi abbiamo provato con il nostro programma a fornire alcune soluzioni. Crediamo fortemente che per combattere la criminalità l'amministrazione comunale deve lavorare in assoluta sinergia con le forze dell'ordine, con la polizia municipale, incrementarle ove necessario. Il nostro programma prevede la creazione di un osservatorio che con cadenza serrata rilevi immediatamente l'insediamento e il radicamento di forme di criminalità organizzata, attraverso un continuo scambio informativo tra ente locale, forze dell'ordine e di sorveglianza, anche mediante l'ausilio di istituti di vigilanza privata. Il cittadino deve potersi sentire libero di denunciare senza la paura di ritorsioni. Il nostro programma prevede altresì l'installazione di reti di videosorveglianza a basso costo da posizionarsi in punti strategici della città. Pensiamo per esempio al centro storico, alla piazza, al parco comunale. Certamente il recupero di questi siti non può non partire da questa tipologia di interventi. Pensiamo per esempio al parco comunale, luogo di ritrovo e di esercizio di attività sportive, completamente lasciato al degrado e sprovvisto di qualsiasi custodia. Si pensi ad esempio al cattivo stato in cui fino a pochi giorni fa versava l'anfiteatro del parco comunale, in verità tirato a lustro solo in occasione delle presentazioni della lista dell'amministrazione uscente. Questo degrado sporadicamente ha permesso la fruibilità dell'anfiteatro per manifestazioni e rappresentazioni e nelle rare occasioni in cui l'anfiteatro è stato utilizzato da scolaresche, dai nostri figli, questi si sono ritrovati tra le erbacce, tra i muri imbrattati, e dal rischio della loro incolumità sono stati costretti ad assistere alle rappresentazioni su sedili di cemento perché i marmi, che il rivestimento in marmo che li ricopriva era stato rubato. A questo proposito vorrei suggerirvi di fare una passeggiata al parco domani, così come ho fatto io stamattina con i miei figli. Non potrà sfuggirvi che in occasione del recentissimo restauro appunto dell'anfiteatro, cioè di un bene pubblico e non di un bene privato, sono stati dipinti sulle quinte tutti i simboli delle liste della coalizione dell'amministrazione uscente e il nome del loro sindaco. Beh signori,
Noi abbiamo gli spazi elettorali assegnati invece. Io vi invito a riflettere su questo. Crediamo che la tutela della cosa pubblica deve partire anche dal senso civico di ogni cittadino, che in primis deve avere a cuore il bene della propria città. Ecco perché pensiamo di promuovere un piano di educazione civica attraverso conferenze, incontri, dibattiti, tesi alla partecipazione attiva del cittadino all'amministrazione del bene comune. Per formare una coscienza sociale dobbiamo puntare anche sui giovani, sui nostri ragazzi. Verrà perciò avviato un consiglio comunale dei ragazzi teso a promuovere i progetti e l'amministrazione comunale si impegnerà a renderne possibile l'attuazione fornendone finanziamenti. I giovani sono il futuro di questo paese. Caro Vigno, può non piacerci così com'è, ma nonostante tutto noi l'amiamo. Questa terra profuma, e ve lo dice una che ha vissuto quasi 7 anni fuori da questo paese. Riteniamo però che il vero amore consiste nell'amare soprattutto ciò che non ci piace per poterlo cambiare. Allora, cerchiamo insieme di cambiare questo paese affinché esso diventi a misura di ognuno di noi.